L'ossigeno zonoterapia è una pratica medica nata in Germania alla fine dell'Ottocento, quindi nei primi anni Novecento. Poi da lì man mano l'evoluzione tecnologica e anche l'evoluzione scientifica negli anni ha portato a quello che da 20 anni è l'utilizzo, la pratica dell'ossigeno zonoterapia, cioè l'utilizzo di un gas, di un mélange di gas, dell'ossigeno e dell'ozono, che vengono con varie modalità o iniettate o per via ipobarica portate agli arti dei pazienti, oppure attraverso la via diretta del sangue portati in tutti i distretti circolatori venosi, ossigeno che poi va, diciamo così, con parole molto semplici, a liberare il circolo e specialmente il microcircolo, e da questo abbiamo un po' quelle che sono le efficaci, cioè l'efficacia per i vari trattamenti nei quali può essere utile l'ozono. Mi spiego, si può dire che cura la maculopatia degenerativa dell'anziano, che è una malattia dell'occhio. In verità l'ossigenozono non cura l'occhio, ma cura il microcircolo dell'occhio. Nella riabilitazione del post-ictus, non ti cura l'ictus, ma ti cura la riabilitazione, la maggior velocità di ripresa del paziente. Andiamo all'altro estremo, possiamo parlare delle ulcere, del piede diabetico, delle ulcere da insufficienza venosa o da insufficienza arteriosa, dove l'ossigenozono attraverso i sacchetti locali, attraverso le microiniezioni locali o attraverso la via generale dell'autoemoinfusione, apporta ossigeno, fa cicatrizzare meglio e oltretutto disinfettando le varie zone, perché l'efficacia assoluta dell'ozono è come antivirale, antibatterico e immunostimolante.